Amici di Arcoiris, benvenuti a Leggere negli occhi, la rubrica a cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. L'ospite di questo incontro viene da Ravenna, si chiama Gianluca Costantini e il libro grazie al quale chiacchiereremo di tutto, di scrittura, lettura, in questo caso grafica, perché Gianluca è un illustratore e un produttore di fumetti. Il libro di cui parleremo e che ci guiderà nella conversazione si chiama Vorrei incontrarti, è questo, e è pubblicato dall'editore Fernandel di Ravenna, appunto. Gianluca ci vive, lavora a Ravenna, ha pubblicato moltissimo per fumetti e illustrazioni, per riviste italiane e anche straniere, per i più prestigiosi editori del settore. Dirige anche una rivista, Inguine Magazine, dovrò vedere, ammetto di non aver avuto tempo di collegarmi, ma non solo, è anche un promoter culturale perché ha curato esposizioni di importanti autori come Marianne Satrapi e Jo Sacco, ben noti anche al pubblico italiano. Vi dico sin d'ora che tutta la sua produzione è visibile anche su internet, oltre all'intervista che state vedendo, accingendovi a vedere, anche sul suo sito www.gianlucacostantini.com. Bene, vorrei incontrarti, questo tuo libro ha una strana, in quarta di copertina possiamo leggere una strana presentazione, dice romanzo di formazione su musica di Alan Sorrenti. Però preciso una cosa che mi intriga molto e di cui dopo ti chiederò conto. Dice disegnato e scritto da Gianluca Costantini. Introducici un po' a questo tuo libro, all'ambiente emotivo generale. Che cosa leggerà chi entra in questo libro? Si leggerà un arco di tempo della mia vita e bisogna fare subito una parentesi perché ho scoperto ultimamente in presentazione dei libri autobiografici, visto che io non ne avevo mai fatti in vita mia, che tutti pensano che siano mezzi quasi tutti inventati. Invece questo è al 100% Autobiografico, verità. almeno una Tutto dichiarazione netta sin quello che dall'inizio. si legge, infatti mi sono fatto un mucchio di nemici, soprattutto le donne che compaiono in questo libro. E quindi racconta proprio un arco di tempo che è quello classico dell'adolescenza finché dicono sei cresciuto e diventi un uomo. Dicono. Ahimè, comincia Per una uno che nuova disegna i vita. fumetti è difficile da ammettere, però è questo. E quindi si va da proprio dall'adolescenza primaria fino ai giorni nostri, raccoglie 10 anni. Questo libro qui naturalmente non è un libro classico perché non è solo scritto, ma è anche disegnato, ma non è neanche un fumetto classico perché non tiene conto di molti canoni e impostazioni che vengono dati al fumetto classico, di regole, una gabbia che viene data Che tu peraltro hai che io ho già sviluppato poi nel tempo, ho passato. passato. Comunque io sono sempre stato un po' fuori dal fumetto mainstream, come si dice, così faccio molti meno soldi, tanto per farsi Vabbè, dell'autolesionismo. particolare, secondario, anche stiamo parlando ad una non profit company come Arcoiris, Esatto. quindi è perfetto parlare in questo senso. Io vorrei chiederti perché leggendo sono stato molto colpito dalla scrittura, anche se uno prende questo libro e dice un racconto a fumetto, lo sfoglia e dice ok, mi appresto a leggere un fumetto, ma la realtà è che la definizione più spontanea che mi è venuta alla fine della lettura è che si tratta di un libro di scrittura a fumetti. Sì, esatto. Il testo in questo tuo libro, a differenza di tante altre opere a fumetti, ha un'importanza estetica e creativa che credo sia almeno pari a quella figurativa. Certo. Condividi Sì, questa sì, sì. definizione di scrittura a Sì, fumetti? sia per i contenuti, penso che per il modo di scrivere in mezzo al disegno. Cioè, la scrittura è fatta nella stessa maniera in cui è fatto il disegno. Il segno è sempre lo stesso, non c'è una cosa a parte È come nei vero, fumetti classici che vengono chiamati balloon, nuvolette, nei sì, è vari vero, paesi. invece è molto È intrecciata la intrecciato in scrittura al mezzo. Questo segno. perché non so, io ho sempre avuto questo libro qui, anche graficamente, è molto diverso dalle cose che io faccio solitamente. Nel senso che io ho un tipo di fumetto quasi barocco, quindi
elaborato all'ennesima potenza, complicatissimo. Invece qui c'è solo la linea che vive in questo libro e si rifà più che altro alla mia passione che ho per la calligrafia e il medio orientale, diciamo, quella proprio che ci sono anche nelle moschee, nei libri religiosi. Poi citavamo Marian Satrapi prima col sì, suo esatto. Tratto molto anche lei è molto galleggiante. Lei è ancora più morbida. Sì, come... sì, sì. Io però, oltre appunto per spiegare un po' questo concetto della scrittura a fumetti, ho fatto anche un passo avanti perché sono stato colpito dalla bellezza di molte tue pagine e direi che ancor più realistico è parlare di poesia a fumetti. E allora ho proprio cercato di, e non è facile, forse non è un'operazione del tutto corretta, ma di estrapolare un testo dalla sua visività correlata. Senza le immagini. Esatto, e l'ho trovato splendido e allora, siccome conduco io, adesso me lo leggo, in cui sinceramente si capirà come non bisogna leggere poesia, ma abbiate pazienza. Cioè. Sentite cosa scrive Gianluca correlando uno dei suoi bei disegni. Quando la noia a morsi svilisce le ambizioni e montano i risentimenti senza più un'emozione e le strade si dividono, ciascuno ha la sua strada, l'amore un'altra volta ci separa. Il letto è così freddo se sto dalla tua parte. Fallisco io l'accordo o il rispetto è già secco? Seppure l'attrazione si mantiene nel tempo, l'amore un'altra volta ci separa. Io esibisco miserie, tu le gridi nel sonno. Riconosco la disperazione da quel sapore in bocca. È stato troppo bello per esserlo per sempre. L'amore, amore mio, già ci separa. Però ti devo deludere perché non l'ho scritta io. Ecco, infatti perché molte... Questa è una canzone che è contenuta, cioè, c'è scritto infatti che credo. No, non c'è scritto. Ma comunque questa è una canzone dei Joy Division. Joy Division. Ecco, anche questo è un altro discorso che mi interessa molto. Oltre al fatto che ci sono molte... Perso un'occasione. Non credo che abbia perso un'occasione perché ci vuole del coraggio anche a disegnare sopra un testo così certo. Bello. Ci sono parecchie altre parti virgolettate. Sì. Ti piace il gioco delle citazioni? Ce ne sono altre? Sì, nel moltissime. Libro? Sono sempre state nei miei lavori questa cosa della citazione. Qui ci sono solo citazioni, si può dire, a parte quella di uno scrittore francese che si chiama Wellenbach, credo si pronunci così. Wellenbach è uno dei. È stato un caso letterario. Credo che sia scomparso adesso. È da dalla... non pubblica più. È anche molto antipatico da quello che si è. Conosciuto, ahimè. Esatto. A parte la sua, parte. Tutte le citazioni che sono in questo libro qui, però, sono solo canzoni. Canzoni. Quasi sempre c'è scritto che sì, da cosa viene deriva. Mi dai proprio il destro per farti un'altra domanda. La colonna sonora è presente, è importantissima sì. E le citazioni sono molto particolari perché passiamo da Ultravox a Joy Division, Lisa Gerrard, Brian Eno, Daniele Silvestri, Vincent Gallo. Quanto è importante per te avere un sottofondo musicale? C'è una musica in quello che si legge sì, quando leggi sì. La narrativa? Sì. L'ho trovata anche nella tua che non è una narrativa Bene. Tradizionale. Sì, infatti si spera, soprattutto per il tipo di libro che devi riuscire a convincere la gente ad andare avanti in un libro così perché è grafico. Che ci sia una certa musicalità tra le pagine, in modo che sia come un ballo, una pagina e l'altra, anche col disegno. E, se no, credo che ti bloccheresti presto a leggere... Che venga da muovere il piedino. Magari. sì, poi la musica è molto fondamentale per me, proprio anche durante quando lavoro, e quindi si mischia... La senti, ascolti, sì, perché sì, chi fa narrativa pura, ad esempio, credo che abbia qualche difficoltà. Può essere che si distraga troppo, invece chi disegna può permetterselo, penso, perché la mente fa un'altra cosa, in verità. Allora passiamo un po' a questo segno, al disegno e al segno figurativo, che ovviamente è la cifra stilistica più importante del tuo libro. Il tuo ragionamento sull'arte compare in un paio di citazioni, ed è molto intrigante, per cui ti chiedevo un po' di commentare queste paio di cose che ho letto. Comincio da una che viene dopo. A un certo punto dici, esiste solo la mia arte per me, il resto è compagnia. Questo è il primo commento che ti chiedo di fare. Prima invece il nostro non eroe, direi, di questo romanzo per figure,
Dice, mi svegliavo non molto tempo fa con voglia di creare, perché Dio è noioso ed impone il suo stile del vedere e del creare. Ora non creo che immagini, che immaginari scontati. La mia arte barra vita mi annoia. Spero che non cosa sia allegra, così. Spero no, che non sia però così. È stato così quando era quel periodo. Perché sei nella, nel in un'altra fase. Tra l'adolescenza e l'età matura. Sì. Quindi perché allora, quando si è adolescenti fare gli artisti sembra molto così, un po' di modi, bello, un po' di lo leggi nei libri, così in verità non sei nient'altro che solita una persona qualsiasi, certo. Però è un sogno, quasi uno stereotipo esserlo. Poi dopo, se uno lo è o non lo è, non sta a lui stesso dirlo, forse, o sì, non lo so. Però credo che dopo non sia più importante come l'aspirazione a esserlo. Credo che uno dopo, se veramente ha le capacità, lo è, basta, non è che deve raggiungerlo. Credo. Sì. Molto chiaro, l'aspirazione fa parte di un processo iniziale, esatto, di arrivare a qualcosa. E infatti poi molti scrittori ufficiali, diciamo non di fumetti, hanno fatto proprio il libro dell'artista da giovane. Credo quasi tutti hanno cominciato, esatto, con questo titolo. Ne ha segnato forse la cifra in seguito. Ma vabbè, adesso però il discorso dell'editoria, non della c'è narrativa, c'è. È difficile perché sì. Si è sottoposti a talmente tanti pressioni, controlli, pressioni. Comunque ne avremo modo di parlare. Il tuo ragionamento sull'arte di adesso, perché credo sia come chi scrive, come noi che scriviamo, siamo molto attenti a tutto quello che ci accade attorno. Certo. Penso che anche per chi sceglie un altro modo espressivo come il segno grafico debba essere attento a quello che gli succede attorno. C'è qualcuno che ci citeresti in maniera particolare o come tuo punto di riferimento estetico oppure che ti piace semplicemente? Quelli di punti di riferimento estetici non ce ne sono nel campo del fumetto proprio. Ci sono più forse nel campo dell'arte alta, come si suol dire, dai pittori o illustratori, però non di libri d'infanzia, cose così, più, un po' più elevati. E, sì, questo. E, tipo, mi rifaccio più che altro a disegnatori del Novecento, un po' per essere un po' anacronistico, ma è così, diciamo. Mentre i fumettisti che mi piacciono, che più che altro faccio tantissimi escamotage per riuscire a organizzare le loro mostre, invitarli e poi conoscerli direttamente. E quindi quelli che hai citato prima, per esempio, erano dei miei nominati nei erano dei miei punti di riferimento. Io questo Alexander Zograf non lo conosco, ma Alexander Zograf è un fumettista di Belgrado, serbo, è diventato famoso perché scriveva e disegnava mentre bombardavano la sua città, che è vicina a Belgrado, che si chiama Pancevo, che è un petrolchimico serbo. Quindi un punto e quindi mentre gli cadevano le bombe, anche in Italia tutti i giorni uscivano le sue vignette, non so se sul Manifesto o su qualcos'altro. Adesso esce su Internazionale con le sue. Beh, allora è sopravvissuto, diciamo. Poi. Già qualcosa in quegli anni durissimi. Alexander Zograf. Molto esatto. Bene. Io vorrei fare un gioco con te, che è il contrario. Spero che tu mi risponda non come rispondeva Beckett quando gli chiedevano di spiegare qualcosa, che lui diceva volevo dire quello che ho detto e poi se ne andava. Ma ci sono molte frasi intriganti, in qualche modo anche piuttosto ricercate nel tuo libro, e mi piaceva chiederti un commento, un'idea da dove nasceva questa cosa. Adesso la devo trovare. Ecco, intanto che le cerco, spiegami un'altra curiosità. È una scelta quella di non numerare le pagine, perché per chi ti deve intervistare dovrebbe mettere 10.000 punti di riferimento, ma non c'è il numero di pagine. No, era una scelta perché non ci piaceva graficamente. Non ci stava proprio. No. Le avrei dovuti scrivere tutte a mano i numerini. Queste tavole sono molto, impegnano molto la pagina, quindi forse il numero dove ce lo mettiamo? Allora, vediamo un po' se riesco a iniziare. Allora, la prima citazione molto interessante, che a questo punto, questa non è virgolettata, ma ti devo chiedere se è tua oppure no. Eppure la vita è semplice e giusta, meglio ridere, soprattutto ridere.
Sì, non è una citazione. Non è una citazione, no. È Gianluca Costantini. Ma è quel Gianluca Costantini o quello di oggi che finalmente si è staccato dall'immagine del poeta maledetto? No, è sempre quello lì. È sempre sì, allora, sì, cioè sì, non sì. C'è niente che ci sì, rimanda no. Al tuo sé di no. Oggi. Poi queste, diciamo, magari una parentesi su questo scritto è che la parte scritta è stata scritta tipo 5 anni fa. Mentre la parte grafica è stata fatta solo l'anno scorso e non è stato cambiato niente di quello che era scritto nel quindi testo. Cioè era nato come un testo, sì. Sul quale hai deciso di disegnare. Poi non l'avevo mai disegnato perché, come ti ho detto prima, il mio disegno era talmente diverso e complesso che non riusciva a raccontare non sarebbe riuscita a raccontare questo tipo di storia. In qualche modo quindi anche un'esperienza creativa sì, importante sì. Che ti ha costretto infatti a scegliere qualcosa di diverso. Sarà difficile tornare indietro. Non conosco il tuo segno precedente, ma questo sì, è molto veramente. Allora, avanti non lo so come si possa andare. Sono rimasto molto sorpreso, devo dire, quando sì, è uscito sì. Quelli che già mi seguivano. Perché non. Perché era proprio diversissimo. Allora, vediamo ancora un po' un commento a quest'altro testo. Allora capirai per intero che l'intelligenza aggira sempre. Cosa aggira? O chi aggira? Perché aggira? Com'era la risposta di... No, scherzo. No, era... sì, perché a volte l'intelligenza delle persone... Che non tutti sono intelligenti, però succede spesso di incontrare delle persone intelligenti. Però a volte questa intelligenza può essere dannosa al rapporto tra due persone. Può servirti per sempre per aggirare il vero discorso, il vero obiettivo, per sviarti. Questo era un po' il senso di questa parte sì. del racconto. Perché poi dopo è collegato naturalmente a tutto quell'altro che c'è scritto vicino. Anche dopo. Infatti in qualche modo mi introduce a quest'altro commento che ti volevo chiedere. Più avanti dici... Duemila anni di felicità non sarebbero bastati a farmi accarezzare un bambino senza pensieri intellettuali. È vero che la vita intellettuale è arida, che in qualche modo ci distacca da qualcosa di più tattile, semplice, caloroso? Sì, può essere vero. Può essere vero? Sì, può essere vero, però può essere anche proprio l'opposto. Però io credo che sia un po' una generalizzazione che sia così. Chi fa il mestiere intellettuale, magari sì, come molti di noi, pensa invece di sì, essere più attento. È un po' collegato sempre a quella, all'altra citazione, cioè l'altra cosa che hai detto prima, dell'altra sì, frase. Sì, infatti le ho messe un attaccato all'altro perché mi sembravano molto ben legabili. Cosa aspetta il lettore di Gianluca Costantini per il futuro? Allora... A parte che io esco su varie riviste sempre, sì, continuamente. Sì. Poi il prossimo... Città ce n'è qualcuna, perché io l'ho saltata per essere un po' più... Vabbè, la principale è questa Inguine Magazine, Magazine, perché io poi sono il direttore artistico, quindi è una rivista nata da un sito internet, che adesso ha un editore ufficiale, che è la Coniglio Editore di Roma. Cartacea. Sì, è di carta, esce nelle librerie ogni 4 mesi. Quindi questo è un impegno fisso, perché alcuni disegnatori, tra cui io, siamo fissi tutti i numeri. E poi dopo, sempre con questa casa editrice qui, Fernandel, si sta già preparando un altro libro che si chiama Diario di un qualunquista, che è la versione politica della mia vita, diciamo. Nello stesso decennio oppure andiamo avanti? Nell'ultimo anno, nell'ultimo anno questo. E è sempre un libro di questo tipo, però non è una sequenza. Ogni pagina è un avvenimento o qualcosa che è successo nel mondo in quei giorni che l'ho disegnato. Ogni giorno disegno... qualcosa che succede. È interessante. E ancora scrivi per il Manifesto? No, adesso no. Libri? No, adesso sono in passato. Sì, 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 sì. Cambiano sempre le collaborazioni, li abbiamo citate alcune. Adesso mi è venuto, dopo la tua descrizione, mi è venuto benissimo in mente
quel segno nervoso e scattante, mi sono ricordato improvvisamente chi è Alexander Zografo, quale non avevo associato, ma dopo il tuo racconto non avevo associato questi disegni un po' schizzati, che venivano sicuramente sporco da un momento di grande difficoltà. Bene, io ringrazio Gianluca Costantini di essere stato con noi e ovviamente, come a tutti i nostri ospiti, chiedo di personalizzare per me il libro per la mia prestigiosa collezione. E poi chiudiamo con la nostra perla conclusiva, appunto, che oggi è una curiosità che affido a un classico, cioè a Petrarca. Petrarca confidò in un suo diario che avrebbe voluto possedere uno strumento che gli permettesse di scrivere al buio, rimanendo a letto, per raggiungere un tale livello di concentrazione da non necessitare di alcunché di motorio, per non avere nessuno stimolo se non la scrittura in sé in linea diretta con la sua mente. Forse un sogno, ma sicuramente una curiosità per noi che scriviamo e leggiamo. Forse anche Petrarca è una citazione non del tutto lontana. Grazie e al prossimo incontro.